Ciao a tutti, eccomi tornata con un video dedicato alla corsa. Ebbene sì, ricomincio a correre, finalmente qualcuno direbbe. Io dico, finalmente, non vedevo l'ora di ricominciare, ora è il tempo più o meno. Cioè, insomma, fa ancora freddo, Però, insomma, almeno non piove, non nevica, non ci sono rotture di scatole molto pesanti, quindi si può fare. Oddio, dovete vedere Marvel per forza. Guarda dove mi si è messa. Non è carinissima, amore. Marvel. Poi impietrita. E quindi, che figata, si può ricominciare a correre un pochino prima. Per l'occasione mi sono comprata il completino da corsa invernale, che non avevo perché ho sempre corso soltanto d'estate. Bel 46 euro spesi alla Decathlon, speriamo che siano ben spesi perché, vabbè, io ho intenzione di andare a correre spesso, quindi spero di utilizzare il più possibile questo abbigliamento. Pare che sia bello tecnico, non so se si vede, però ci sono tutte le prese d'aria, cioè, vedete? E poi si può. È una figa, sotto le ascelle ci sono le pezze, quindi uno dovrebbe essere. Qui si possono aprire, ci sono le cernierine. Ma è proprio carina sta magliettina. Sono già vestita per due motivi. Innanzitutto volevo provarmeli subito. E in secondo luogo ora sto aspettando che Marco esca da lavoro e dovrei andare a correre con lui. E non solo, perché praticamente mi hanno appoggiato anche tutti i miei amici, altri due miei amici, e quindi andremo a correre in gruppo e io non vedo l'ora. E volevamo addirittura iscriverci, non so se a qualcuno di Milano interessa, lo dico. Ci sono dei corsi che preparano a fare la mezza maratona. E voi, noi all'inizio volevamo iscriverci a quel corso, soltanto che costava 160 euro. Sì, davano l'abbigliamento, la maglietta, i pantaloni, insomma, era compreso l'allenamento, insomma, c'era una istruttrice che guidava il gruppo, insomma, era fatta bene, però io non ho soldi, quindi praticamente abbiamo deciso di prendere quel programma di corsa e cercare di farlo da soli. E speriamo di riuscirci. Pian piano farò video in cui vi racconto come sta andando e questo era soltanto per introdurre il discorso e per dire che se c'è qualcuno di Milano interessato a imparare a fare la mezza maratona, ad allenarsi con qualcuno e non sa con chi andare a correre, c'è la possibilità. Dovrebbe durare l'allenamento 20 settimane, una roba così. Dovrei andare a correre una roba come 3 volte alla settimana, 2 o 3 volte alla settimana almeno. Ora vediamo come va a livello di vescica, a livello di fiato, di stanchezza muscolare. Non corro da un anno, quasi, no, vabbè, non un anno, però più o meno. E quindi ho un po' il timore di non avere, anzi, sono sicura di non avere più fiato, di non avere più allenamento. Quindi penso che ripartiremo alternando la camminata e la corsa. Comunque, quando incomincerò l'allenamento con loro, quindi credo oggi, se ci sono gli altri due, se no andrò solo con Marco per fare qualcosina. Quando inizierò l'allenamento, se vi fa piacere, però penso di sì perché ci sono tante che corrono, potrei dirvi com'è andata e che tipo di allenamento stiamo facendo e quanti minuti camminiamo, quanti minuti corriamo, insomma. E basta, volevo dire questo, sono molto contenta per questa iniziativa perché almeno mi muovo un po'. Ora vado a struccarmi perché andare a correre truccata è un po' demenziale. Sembrerei un idiota poi con tutto il mascara che cola. Fa un po' sì, Rocky, un po' più. Però no, non è il caso. Tra l'altro ho anche il cappuccio per quando piove, quindi se vedete per Milano un puffo correre con un cespuglio di fianco sono io. E basta, basta. Volevo fare un video veloce. Vi saluto. Ciao!